Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi faccio vedere perché è molto molto importante andare a sostituire l'olio nel differenziale Aldex, nella scatola Aldex del differenziale posteriore, tipo di questa Audi A3, di Audi A4, di Audi A6, di tutte le vetture che hanno questo ripartitore di trazione che si chiama Aldex. Allora, questo è l'olio, una parte di olio, questa è l'altra. Questo è l'olio che abbiamo tolto, vedete dentro cosa c'è? Guardate, porcheria allo stato puro. Questa vettura ha 180.000 km, non è mai stato cambiato, male. E poi abbiamo il motorino col suo filtro, vedete? È completamente pieno. Quindi cosa potrebbe succedere? Due cose. Una, che quest'olio ormai è usuratissimo, quindi è dentro i dischi delle frizioni e quant'altro, si va tutto a lacerare. E poi, con il filtro pieno, questa pompa idraulica continua a girare, non riuscendo ad aspirare, prima o poi si brucerà questa pompa dell'Aldex, più o meno costa sui 500 euro. Quindi questo tipo di manutenzione va fatto ogni 60.000 km. Ogni 60.000 km si va ad acquistare questo olio originale per l'Aldex. Tra l'altro ne contiene 850 grammi e c'è già la latta da 850 grammi già fatta apposta per questo intervento. Bisogna scaricare l'olio, si va a lavare dentro qua, in questo carter, tutte le porcherie, si va a lavare il motorino e poi si va a riempire con l'Aldex nuovo, con l'olio Aldex nuovo. Quindi questa manutenzione va fatta assolutamente ogni 60.000 km. Questo vale per tutte le vetture Audi, Volkswagen, quattro ruote motrici, che sia una Golf, che sia un Caddy, che sia un Audi A6, un Audi A8, un Tiguan, un T-Roc. Tutte queste hanno l'Aldex, tutte queste la cambiate. Tra l'altro, sulle Golf GT 245 cavalli con differenziale autobloccante, quindi Aldex sull'anteriore, stesso identico discorso, uguale identico discorso. Se avete necessità di info preventivi, ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a info@biancoauto.it o un WhatsApp al 345 060 86 80. Ciao a tutti, alla prossima.